sa, non la memoria. Ho guidato per colpa sua oggi. Oggi perché non veniva l'ansia quando Simo stava guidando, quindi oggi non posso guidare per colpa sua. Avevi bevuto Simo? No, perché mi veniva l'ansia. Sì, ma su di lì facevi poi a Milano, non è abituato. No, sono abituato alla grande città. Senza accorgermi di cosa. No, ho suonato durante le prove un pezzo, un pezzo che aveva un suono particolare sulla tastiera e l'attacco non suono. Come? Ho scordato. Mi sono scordato. Una chitarra in un locale a Firenze che ho appena comprato da 3 giorni. Ecco già perché mi manca. Perché? Oh, ma attenzione! Di più di meno. Ma questa è una domanda esistenziale. Non è difficile questo. Perché non ce n'era bisogno? Bravo! Devo dire una cosa. Dove? No, due. Ho spaccato. Ecco. Meglio. Peggio. Ah, dove ho spaccato peggio? Una volta stavo ballando su un tavolo ubriaco. E ho spaccato, si è rotta, diciamo, ho spaccato una gamba del tavolo, ha ceduto. Io, il tavolo fai alto come questo, sono franato all'indietro e sono caduto di spalle, mi sono spaccato la clavicola per l'appunto e ero ubriachissimo, non riuscivo a muovere il braccio, però sostenevo che fosse sostenevo che era solo perché ero ubriaco, che in realtà non mi ero fatto niente. E poi la mattina dopo, cioè la mattina dopo, durante la notte mi è passato l'effetto dell'alcol, il dolore è salito, sono andato in ospedale, mi hanno detto che mi ero spaccato. Meglio o peggio, a secondo me i punti di vista. Io avrei voluto che mi fosse successa questa cosa, però non mi è successo. Cioè che io forse ero talmente ubriaco che non me lo ricordo. Chi sono le scuse che penso più o meno quasi tutti si trovano quasi quotidianamente. È la fine, cioè come se non ci fosse stato un domani che... Live, bevo, abbastanza decente. Anche per far scemare l'adrenalina, non è che fa scemare l'adrenalina, tipo ti inviai e non capisci più nulla, però. Cioè le scuse, come ha detto lui, si trovano subito, non c'è nessuno.